Va bene. Allora, io per chi mi conosce sa che difficilmente faccio presentazioni della Best Western dell'azienda. Parliamo, come dicevo, facciamo delle riflessioni che possono essere d'aiuto agli albergatori in generale. Poi se gli albergatori sono in una catena con un brand, ovviamente ti direi dal mio punto di vista meglio, ma possono essere anche da soli, possono stare in qualche consorzio di destinazione, insomma, possono comunque trovare delle forme di aggregazione, quelle migliori che ritengono e reputano per la loro attività. L'importante è avere dei consessi dove ci si confronta e si cerca di migliorare in generale anche il settore proprio turistico italiano, del turismo italiano. Quindi questa è una riflessione che cerca di capire perché la standardizzazione non è un male, non è un male assoluto. Ivana, una nota tecnica, ho visto che ci stai condividendo lo schermo, quello doppio, Sì. dove si vedono due slide, invece di quello del Ah, presente. ok. Aspetta che allora faccio, quindi dovrebbe essere. Andiamo qua. Così meglio, Sì, perfetto, no? ottimo. Ok. Nascondi anche il pannellino di GoToMeeting, la freccetta arancione in alto. Sì. Se non Ok, hai un così. angolino, vai, a posto. Ok, Non ti interrompo più. dicevamo quindi che questa è una riflessione che vuole cercare di partire da togliere, come dire, una sorta di mito negativo al concetto di standardizzazione. Vuole cercare di capire perché attraverso la standardizzazione in realtà noi andiamo ad aumentare quello che è la creatività e la qualità del servizio, specialmente se parliamo di un'impresa alberghiera. Da dove è cominciata la riflessione? La riflessione è cominciata da tutto questo 2019, direi anche dal 2018, quando comunque tutta una serie di soggetti hanno cominciato a evidenziare quelle che sono le forze che spingono e accelerano il cambiamento, in generale, non soltanto nel nostro settore, ma direi appunto chiaramente nell'economia in generale. Queste che vedete sono esattamente le cinque, diciamo così, traiettorie di cambiamento che sono state individuate, non, chiaramente non da me, sono umile così qui in Italia, insomma, sono state individuate e sono quelle che conosciamo un po' tutti, sono oddio, mi viene in inglese, scusate, il computing power, la connettività mobile, l'internet of things, poi il generational shift e i disruptor. Queste tendenze al cambiamento, chiaro che per alcune di queste, l'albergatore se le vede proprio più addosso, cioè facciamo l'esempio della mobile connectivity, tutti ci dicono, ce lo dice Mirko, ce lo dice Carniani, ce lo dicono in tanti anche che vanno nei consessi internazionali, quanto per esempio l'accesso alla prenotazione attraverso il mobile sia no, il fattore, il driver di crescita più forte. E un altro forte che sentiamo molto addosso è proprio il generational shift. Questo è importantissimo perché oggi noi ci troviamo in un momento veramente particolare dove dobbiamo far convivere delle esigenze generazionali così diverse che a volte ci poniamo dei problemi anche relativi al nostro prodotto. Quando parlo di prodotto, per me io parlo dell'albergo fisico, quindi la tipologia di camere. Pensate ad un albergatore che oggi come oggi deve ristrutturare, cioè gennaio 2020 mette mano alla ristrutturazione delle camere, no? E quanto è difficile pensare a quale ospite mi devo rivolgere. È chiaro che non mi posso rivolgere soltanto alla generazione dei millennial oppure alla generazione Z, mi devo rivolgere anche a quelli che sono un pochino più maturi, che oggi comunque rivestono un'importanza sia numerica ma soprattutto di capacità di spesa. E quindi che camera devo fare? Che stile devo fare? Quanta tecnologia metto dentro questa camera? C'è un bottone rosso grande 50x50 che dice con questo spengo tutto? Oppure ci sta quello che accendo le luci col cellulare? Qual è la direzione su cui no, mi devo andare? Pensate quindi a quanto per noi è importante questo tipo di riflessione sulla generazione. I disruptor neanche ve li menziono, li viviamo tutti i giorni. Molti di noi sono sia albergatori tradizionali che magari sono sulle piattaforme di Airbnb.
Quindi è chiaro che viviamo delle convivenze, a volte delle dicotomie, e comunque sono tutti pensieri che bisogna assolutamente fare, no? È chiaro che il cambiamento è un approccio, è un cambiamento che è richiesto, è necessario, perché se stiamo fermi gli altri ci sopravanzano e quindi chiaramente moriamo, e il cambiare approccio vuol dire a volte anche cambiare il tempo, ma non il tempo inteso come le ore che scorrono, ma il tempo del verbo che noi usiamo. Quindi se io dico questa frase, l'attuale spinta del cambiamento è la più veloce che abbia mai visto nella mia vita, probabilmente è una frase in cui siamo più o meno abbastanza d'accordo. Ora, chiaramente, diversamente a seconda magari dell'età, però io poi non vi vedo, quindi non so che reazione avete a questa frase. Ma se dico quest'altra cosa, l'attuale spinta del cambiamento è la più lenta che vedrò nella mia vita, è esattamente anche questa vera, e il cambiamento che c'è, quindi la differenza che c'è tra una e l'altra, è semplicemente il tempo verbale che abbiamo usato. Un abbia mai visto è un futuro da quest'altra parte, e di conseguenza un approccio che passa da essere reattivo a un approccio che diventa proattivo. La proattività, non c'è niente da fare, produce dei risultati che sono esponenziali. Proprio Mirko, una volta tornando dalla California, da Singularity, fece l'esempio, no, dell'esponenzialità. Una cosa che tu c'hai un incremento del 10% è una cosa che tu c'hai un incremento, un miglioramento del 10 elevato alla E, quindi un incremento, diciamo, esponenzialmente messo su questa curva. È chiaro che il miglioramento è assolutamente diciamo inquantificabile, perché è elevato. Per fare questo bisogna porsi le domande giuste, anche quando siamo albergatori. Da una parte, se voglio un incremento del 10%, posso dire: ma che miglioramenti posso fare nel mio albergo? E allora comincio a vedere, no, per esempio, che non ci sono più gli alberghi che hanno i copriletti, e quindi metterò il piumino oppure il terzo lenzuolo, oppure comincerò a vedere che molti offrono tutta una serie di cose come, diciamo così, a livello di esperienze, e ci sono tutto cambiamenti che io posso fare, e qui mi farà ottenere evidentemente un miglioramento. Rinnovo l'albergo, faccio delle cose che tangibilmente vanno a incidere sulla qualità dell'albergo, e di conseguenza il mio cliente evidentemente se ne accorgerà. Se invece voglio un approccio proattivo, e quindi adotto un approccio proattivo, mi devo chiedere che miglioramenti faranno gli altri che ci renderanno irrilevanti. Questo mi costringerà a pensare non soltanto più a me, mi costringerà a pensare non solo agli altri, ma agli altri in senso migliorativo, anche rispetto a quello che già fanno oggi. Quindi il mio contesto e il mio occhio con cui vado a guardare, per esempio, la concorrenza, per esempio non solo la concorrenza intorno al mio albergo, perché molto spesso ci limitiamo a quelli, no? Quando guardiamo per esempio i prezzi degli alberghi, eccetera, eccetera, che guardiamo? La concorrenza degli altri che sono intorno. Frega niente. I concorrenti per voi, a seconda perché poi chiaramente dove siete, che tipo di mercato avete, saranno quelli di destinazioni simili, ma probabilmente anche molto lontane. Per cui Milano nel weekend potrebbe avere concorrenti che si chiamano Amsterdam, che si chiamano Parigi, che si chiamano Londra, non necessariamente Milano su Milano, no? Quindi il guardare fuori e mettersi, farsi quella domanda, vuol dire mettersi proprio nei panni di un altro, di un terzo, che guarda con degli occhiali completamente diversi lo scenario che si trova davanti, e non più l'ombelico del proprio, no? Quindi questo è sicuramente il fattore esponenziale che dobbiamo recuperare. Perché dobbiamo recuperare il fattore esponenziale? Perché fondamentalmente l'hotel esponenziale si basa su una serie di traiettorie che si chiamano fiducia. La fiducia è una relazione dove tu cominci a instaurarla chiaramente con un cliente nuovo. Vi dovete ricordare che mentre noi pensiamo che quello è un nostro cliente, quel cliente in realtà è di molti più alberghi, quindi la sua è una relazione fiduciaria, ma non esclusiva. Perché oggi può andare da voi, domani può andare, mettiamo un albergo business per esempio, un cliente oggi può stare da me, domani può stare da
dal mio vicino, quello sì che in quel caso è concorrente, però il problema è che la fiducia si crea se l'asse su cui io mi muovo dal punto di vista del valore è la stessa asse con cui su cui si muove il cliente. E voi dite, ma che gli fregherà il cliente dei valori del mio albergo? Gli frega, perché quando la gente scopre che, adesso specialmente, dopo ci arriviamo, no, col discorso dei social, ma quando si scopre che quell'albergo magari usa delle foto, delle immagini, dei personaggi che non sono allineati con il mio sentire, lo posto su Facebook, ne faccio una campagna negativa, dico a tutti che quell'albergo, avete sentito, io faccio riferimenti ad un evento specifico che è successo pochi mesi fa, se non l'avete sentito comunque vi potete informare, no? Però un cliente gli ha dato fastidio che questo alla reception ci avesse un dipinto dietro le spalle fatto in un certo modo che ritraeva un certo tipo di personaggio, no? Quello che per lui, evidentemente, per l'albergatore, quello era la dimostrazione di un valore. Quel cliente non ha apprezzato quel tipo di valore, succede, cioè non tutti siamo d'accordo sulle stesse cose, e a quel punto quello lì chiaramente non solo ha scelto di andarsene via, ma poi anche ha sviluppato una campagna contro. Quindi attenzione, perché la fiducia è un qualcosa che si instaura sullo stesso livello del sentire per quello che è dell'asse valoriale, perché se io me lo sento dentro lo stomaco, no, riesco anche a pensare a quell'albergo e viceversa, a quel cliente che con cui effettivamente ho instaurato un certo tipo di relazione. La creatività, come dicevamo, soltanto se liberiamo creatività riusciamo a disegnare delle nuove esperienze di consumo. Perché questi delle piattaforme, Airbnb piuttosto che altri, sono così bravi? Perché hanno messo insieme una serie di cervelli giovani a cui hanno dato fiducia, gli hanno dato un po' di empowerment, e questi se ne sono usciti con tutta una serie di idee bellissime che tendono a creare chiaramente un legame con il cliente, a creare delle nuove esperienze di consumo e di socializzazione per il cliente. La velocità è un altro elemento, perché la velocità è una capacità chiaramente di reazione ed è proporzionale alla sua efficacia. Più siamo veloci e più la cosa è efficace. Più ci pensiamo. Allora io ho un albergatore, no? Per esempio, che è bravissimo, ha una colazione spaziale, però questa colazione spaziale l'ha costruita in tipo 5 anni, perché la marmellata doveva essere quella della signora, aveva assaggiato non so quante marmellate. E prima, allora voi capite che se prima di scegliere la marmellata tu ci metti 7 mesi, no? No, questa cosa qui ormai non è più possibile. Cioè siamo in un'era dove tu devi andare a colpo più o meno sicuro che quella è la marmellata perfetta, no? Ma nel giro di 3 giorni devi avere la tua marmellata, non puoi metterci 7 mesi a scegliere la marmellata. Quindi il ragionamento è che la capacità di reazione diventa una misura dell'efficacia con cui tu chiaramente agisci. Facciamo un altro esempio, scusate, torno lì. Un altro esempio è sulla ristrutturazione. Quando sento quelli che mi dicono, no, ma io faccio 2 camere l'anno, a me. Quante camere hai? 50, sei arrivato. Quando è finito la 50esima, le prime 2 sono belle che vecchie. Quindi è chiaro che ormai non ha più senso. Una volta era tutto differente, il tempo era una dimensione completamente diversa. È come se l'orologio che noi oggi abbiamo è un orologio che segna un tempo più veloce di quello che era prima. Quindi il ragionamento, il tempo lo dovete sempre includere nel ragionamento che fate quando vi immaginate un nuovo servizio o quando semplicemente fate, per esempio, progettate una ristrutturazione. La ristrutturazione, per avere efficacia, per ritornarvi come investimenti, deve essere fatta velocemente e possibilmente con un impatto reale che il cliente quando entra se ne renda conto. Perché questo? Perché questo vi fa da driver sui commenti che lui posterà o sui voti che vi darà, e questa cosa qui vi ritornerà poi in ADR, e quindi il ritorno dell'investimento. Ma se voi fate 2 camere l'anno, è chiaro che la possibilità e quindi anche la percentuale di clienti che vanno nella camera giusta è molto minore, e di conseguenza questo effetto amplificatore è anche sui ricavi, noi non ce l'avrete. Quindi per quello che la velocità e il tempo deve entrare nel vostro ragionamento. L'altra cosa è che è tutto più complesso, lo sappiamo, io dico sempre che le cose facili sono finite, non esistono più,
Però questa complessità potrebbe essere un valore, per esempio, nel creare dei servizi a valore aggiunto. Ecco, magari vediamo anche che cosa. E poi l'integrità e l'autenticità. Io qui vi richiamo a questo perché è l'unica vera possibilità per rispondere a quella che è la piazza pubblica dei social. Allora, al momento in cui siamo tutti sotto una dentro una vetrina completamente trasparente, l'unico modo è essere autentici. C'è la camera brutta? Esiste. Le camere brutte negli alberghi esistono sempre perché magari è una posizione sfortunata, perché è vicino all'ascensore, sopra la cucina, è sopra lo sfiato del camino. Cioè, voglio dire, ci possono essere tante situazioni, no? E non è che noi la chiudiamo perché c'è qualche difficoltà. L'importante è venderla per quella che è, no? Quindi con un prezzo magari diverso, con una descrizione magari diversa, però a quel punto il cliente è avvertito e vedrete che anche la sua volontà, no, di accettazione di quel prodotto sarà sicuramente maggiore. La famosa camera bank. Sì, esatto. Se dovessimo mettere a questo punto, a queste 5, 6, barra 6, 6 parole chiave, delle etichette, no, per far capire meglio il concetto, questa è una cosa che piace tanto a Mirko. Quando parlo della fiducia parliamo di una relazione, ma ricordatevi sempre che, come nelle uova con la pancetta, il maiale è impegnato, la gallina è coinvolta, cioè uno ci ha messo la vita, l'altro semplicemente è un prodotto, no? Quindi ricordatevi questo, perché comunque il cliente non ha una relazione esclusiva con voi, non è il vostro cliente, è il cliente di tanti. Nel momento in cui io lo riesco a includere e a fare, come dire, a disegnare per lui nuove esperienze di consumo, il cliente che fa? Diventa addirittura lui un advocate, un promotore dell'albergo stesso, che è quello che ci serve. Chi ci serve? Ci servono quelli che si innamorano di noi, no? Che si innamorano del prodotto, che si innamorano del nostro servizio, del nostro personale, perché attraverso di loro la voce, il megafono che voi potete raggiungere è enorme, molto di più di quello che si potrebbe fare con qualsiasi altro tipo di attività di comunicazione. La velocità, quello che ci dicevamo prima, ci dobbiamo sempre ricordare questo e quindi evitare le lentezze che ci produce magari un'indecisione oppure magari non essere particolarmente così coraggiosi. E la complessità. La complessità, abbiamo detto, è una cosa che ormai ci dobbiamo fare i conti. Si possono trovare delle forme di coinvolgimento del cliente anche qua. Per esempio, una cosa che adesso anche noi abbiamo un po' di anni che facciamo e che va per la maggiore, magari voi la potete fare anche un albergo indipendente, la può fare, può trovare altre modalità. Per esempio, quello che noi facciamo è offriamo la possibilità al cliente di non rifar fare la camera, quindi con il Dorenger, quindi con il cartellino sulla porta, dice: ok, questa camera non voglio che sia rifatta. Chiaramente deve avere un suo vantaggio. Per esempio, noi diamo i punti della nostra carta fedeltà. Deve avere un vantaggio su questo, quindi il cliente ha il vantaggio che ha un X mila punti e quindi per lui è un vantaggio. Il fatto che non viene rifatta alla fine poco gli conta perché comunque il suo soggiorno medio è 1,5-1,6 e quindi gli interessa abbastanza poco, quindi se sta 2 notti poco male, quello che sarà una notte chiaramente non lo farà, chi starà 2 notti probabilmente per una notte non gli interessa e quindi abbiamo fatto diventare il cliente parte di un processo creativo, poi ci piace, non ci piace, questa è l'idea, non è quello, diciamo, sulle forme. Poi ognuno trova quelle migliori per la propria clientela, per la location dove sta. Quindi non è che questi sono soltanto degli esempi assolutamente che non vogliono fare neanche scuola, sono soltanto delle piccole idee. E poi il cliente chiaramente sarà lui che ha deciso. Quindi voi non avete imposto, avete offerto un'opportunità. E l'ultimo è il discorso dell'integrità. Questo è il discorso dell'integrità, ritorno sul discorso dei valori di prima, no? Se io ho dei valori, per esempio li dichiaro, questi valori possono essere utilizzati anche nei confronti delle persone che lavorano con me alle reception, piuttosto che in altre reparti dell'albergo, e possono tornare utilissimi nella relazione con il cliente. Possono essere una guida per il collaboratore, ma possono essere anche benissimo uno specchio su cui il cliente si può riflettere e quindi creare con voi una relazione fiduciaria molto più intensa. La formula del successo, quindi, quelle 5-6 parole chiave,
ci portano a ripensare un po' la formula del successo. E se qualcuno tra quelli che ci ascoltano sono un pochino più anzianetti come me, si ricorderanno che qualcuno diceva ma no, ma l'albergo, la formula è facile perché è location, location, location. In realtà nel corso di tutti questi anni, ormai sono 15 anni che faccio questo lavoro con Best Western, ma comunque prima ho lavorato sempre nel turismo, ho visto alberghi che magari stavano anche in location meno favorite, insomma meno così blasonate, però essere degli alberghi di successo lo stesso. Oppure essere degli alberghi che stavano magari in location ottime e purtroppo avere dei servizi e un personale così povero che anche se la location era ottima, evidentemente quello da solo non bastava. E quindi mi sono rifatto la mia formula del successo, che ora vi faccio vedere, che è questa. Secondo me l'albergo c'ha una formula che è questa, la location più, aperta parentesi, prodotto per staff, uguale valore della produzione. È vero che la location è importante, non possiamo dire che non lo sia, acquista più o meno importanza a seconda, diciamo, che il contesto in cui si trova. Chiaro che se sono un albergo leisure vale molto anche l'amenità, dove sto, eccetera. Se sono un albergo business, anche lì vale invece il contesto produttivo, dove sto. Ma fondamentalmente, se voi avete un prodotto bellissimo, fighissimo, rifatto, ma avete uno staff che avete selezionato male, oppure non è motivato per ragioni, e quindi lo staff diventa zero, questo prodotto per staff annulla tutto questo fattore, vi rimane solo la location e chiaramente sarete anche un po' preda dei vostri competitor che vi sono intorno, perché come voi la location la condividerete con altri, no? Mentre invece il prodotto può avere una sua unicità e lo staff può essere addirittura ancora più unico. Quindi vedete come un po' questa cosa cambia, lì c'è un per, non c'è più, non è prodotto più staff, quello è prodotto per staff, perché tu puoi avere uno staff che è un prodotto, scusate, che è eccezionale, ma uno staff zero, quella roba lì è zero, perché se io vado in un albergo voglio il servizio, non c'è niente da fare. Poi in base a che tipo di albergo, il servizio che mi aspetto sarà differente, ma io il servizio lo voglio, se no vado in Airbnb, no? Viceversa, posso avere uno staff fantastico, certo che però se il prodotto è un albergo che è rimasto agli anni 60, farò fatica comunque lo stesso, anche se lo staff sarà ottimo. Però quello che abbiamo capito fino adesso è che tutti questi ragionamenti li fanno le persone, quindi l'albergo robot, l'albergo automatizzato vale perché è un'innovazione, è uno stratagemma di marketing, uno stratagemma di comunicazione, ma fondamentalmente l'hotel vero sarà fatto sempre di persone e non di robot. Allora dice, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare alla carta e alla penna e alla mensa? No, dobbiamo fare un esercizio diverso. Intanto dobbiamo creare le condizioni affinché nel nostro albergo si sviluppi due elementi, che sono l'empatia e la creatività. L'empatia deve essere, e la creatività devono essere reali, autentiche. Io devo avere persone che realmente sono interessate quando fanno la domanda al cliente. Buongiorno, ha fatto buon viaggio, non deve essere uno standard di domanda. Deve essere effettivamente quello che io sento di chiederti quando tu entri, perché è il primo welcome che ti do, no? Quindi devo avere un sano e un vero interesse per questo lavoro. E voi come albergatori, se ci sono immagino degli albergatori all'ascolto, dovete creare delle condizioni affinché queste due cose si sviluppino, ok? Come faccio a creare queste condizioni? Perché qui, vabbè, questa è la relazione che ci differenzia dalla recettività alternativa. Le condizioni di sviluppo andando a sollecitare questa empatia e questa creatività. Qui vedete, che non c'entra niente con empatia e creatività, ma perché è un grafico che mi è stato prestato da Focusrite, come in realtà, sicuramente il boom c'è, sicuramente Mirko Lalli mi dirà non sarà possibile mai tornare indietro rispetto a Airbnb e quindi al tipo di prodotto che offre Airbnb, e questo lo credo anch'io, ma sicuramente c'è un tipo di clientela che magari l'ha sperimentato
e che non è detto che lo possa continuare a sperimentare nel futuro. Questi sono due esempi di Francia e Germania di come in realtà questi due paesi stanno segnando una leggera, adesso magari l'istogramma sembra chissà quanto, ma non è tantissimo perché da 46 a 44 e da 46 a 41 la differenza non è enorme, ma segna una leggera flessione del prodotto di ricettività alternativa. Quindi vuol dire che è comunque un ritorno di un certo tipo di clientela verso l'hotel esiste. E qual è la differenza che ci fa con gli appartamenti? L'unica differenza vera è il servizio, perché poi ci sono degli appartamenti che sono spaziali, sono bellissimi, in location meravigliose, ma sicuramente è più difficile trovare il servizio a corredo, quindi tutto quello che è anche la sicurezza, la presenza fisica, no? Quindi questo è evidentemente la differenza che si nota. E quindi ritorniamo a coltivare l'empatia e la creatività. Come faccio a coltivare questa empatia e creatività? Lo faccio attraverso la standardizzazione. Come dici, come Manzi? Mi dici creatività e standardizzazione è il contrario. Eh sì, è un po' controintuitivo. Ma adesso lo spieghiamo. Come lo spieghiamo? E questa è la riflessione che abbiamo fatto e che vi invito a fare per la vostra realtà. Quindi, dopo, quando abbiamo chiuso, quello che farete è prendere questa matrice, che adesso arriverà, che è questa, e fare questo esercizio per il vostro albergo. Che abbiamo fatto? Abbiamo messo su l'asse delle ordinate il numero di eccezioni e sulle ascisse la creatività, più o meno. Quindi tutto quello che è basso, basso quindi in basso qui, vedete a sinistra, poche eccezioni, poca creatività, questo è il quadrante. Poi andando in alto a sinistra, molte eccezioni, poca creatività. Se mi sposto a destra, molte eccezioni, molta creatività e poi poche eccezioni, molta creatività. Io ho fatto un esercizio in base a un albergo che ho in testa io, un albergo ideale, ma non è detto che questo valga per tutti. Facciamo un esempio. Io posso dire che l'F&B, vedete, sta per me, l'ho messo su poca creatività con molte eccezioni. Perché arriva quello che è vegano, arriva quello che ha l'intolleranza, arriva quello celiaco, arriva il bambino, arriva il... Ma in realtà io ho una carta che è fatta di 4 antipasti, di 4 primi e 4 secondi, no? E 4 dolci, fine della storia. Quindi ho disegnato un F&B che ha quella creatività che è limitata a 4x4, 16 robe, no? Non è che faccio molto. Ma ci potrebbe essere tra voi qualcuno che invece ha un ristorante la cui proposizione è, che ne so, dalle Alpi a Mazara del Vallo, dove serve dallo spaghetto con riccio fino al pizzocchero. E quindi in quel caso il suo F&B sarebbe sul quadrante questo qui più alto. Molte eccezioni, molta creatività. Quindi, come vedete, non è detto che per tutti gli alberghi tutte le funzioni siano negli stessi quadranti. Ognuno sceglie dove mettere le funzioni. L'importante è che quando vado a capire quali sono le funzioni che io ho, dove ho poche eccezioni, vedete, quelle per me sono quelle sotto, no? A quel punto dico, poche eccezioni, revenue and distribution. Ma per caso qui non è che mi potrebbe essere d'aiuto un sistema di revenue management invece che un omino che magari poi mi sa male sotto Natale, non c'ho il backup, mi costa un botto di soldi? No, magari, penso, no? Oppure dico, procedure di front office, magari non è meglio mettere una tavoletta che scannerizza i documenti e quindi fa il filetto per la questura automaticamente, glielo manda pure senza che il portiere di notte si scorda, poi arriva il carabiniere perché vuole sapere se Giovanna Manzi dorme perché è un pericoloso terrorista, no? Cioè, ci sono momenti in cui avete individuato, ce l'avrete delle funzioni che hanno poche eccezioni e che richiedono poca creatività per il disegno che voi avete fatto del vostro albergo. Perché io posso dire, per esempio, che per me il front office è quello dove c'è la massima creatività. Vi faccio un esempio. Io prima di arrivare mi studio tutti i profili Facebook o Instagram dei miei clienti. Poi so esattamente come si chiama il marito, come si chiama la moglie, come si chiama l'amante, se quanti figli ha, gli faccio trovare in camera.
le foto dei figli, faccio trovare in camera le cose, come si chiamano, le ciabattine con il nome della moglie, col cuore, cioè, a quel punto è chiaro che quello lì è un po' complicato. Quindi, per farvi capire che dove mettete la creatività lo decidete voi. Quello che è sicuro è che non potete avere tutte le funzioni estremamente creative, perché sennò mi serve un albergo che abbia 50 persone per 50 camere, giusto? Quindi è chiaro che in Italia non sarebbe possibile perché ci costerebbe un botto del personale, quindi non saremmo mai produttivi. Quindi dovete avere delle funzioni dove c'è poca creatività, poche eccezioni, e lì le dovete standardizzare. Se possibile, automatizzare. Perché? Perché così liberate la creatività per le altre. Ecco lì dov'è la chiave controintuitiva che dicevamo prima. Cioè la standardizzazione libera che cosa? Il tempo, le persone, per poi impiegarle in attività più creative. Quindi dovete voi, questa matrice la prendete, no? E ci pensate, state lì. Fate un pensierino e poi dite, ok, che cosa metto? Poi se avete delle evoluzioni magari di questi ragionamenti, li condividiamo anche volentieri, perché chiaramente queste sono delle riflessioni, cioè questa cosa qui io non credo che sia nessun libro perché me la sono inventata io, quindi né tantomeno vuole essere una roba particolarmente come dire, accademica, no? È proprio una roba pratica, pratica. Voi la prendete, fate i quadranti, mettete le vostre funzioni e cercate di capire dove potete automatizzare, standardizzare. Sul resto vi dovete inventare l'impossibile. Lì veramente la fantasia è l'unico limite. Quindi, più mi affido alla standardizzazione, più riesco a liberare tempo per l'empatia e per la creatività, che sono gli unici due fattori che abbiamo detto essere le traiettorie che poi alla fine fanno il nostro albergo un albergo che crescerà in modo esponenziale. Uno sguardo giusto per farvi capire come lo facciamo noi, ma no, anche qui di nuovo non vuole essere una lezione assolutamente, ma solo per darvi degli esempi. Una catena chiaramente standardizza delle cose, perché altrimenti non riuscirebbe, no, anche a lavorare, avrebbe un impiego di risorse umane, elevatissimo. Per esempio, la distribuzione è sicuramente una distribuzione più standardizzata. La risposta telefonica è sicuramente un elemento che noi facciamo con il nostro CRO, con il nostro centro prenotazioni. La piattaforma delle recensioni, il chatbot, il customer journey, è una cosa che abbiamo fatto per i nostri alberghi, dopo ne parliamo un attimo, e l'abbiamo fatta chiaramente standardizzando, no? Perché abbiamo visto che la maggior parte delle informazioni che si danno al ricevimento, all'arrivo, sono più o meno sempre le stesse. Quindi, una volta che io ho fatto le procedure di registrazione, poi ti dico a che ora c'è la colazione, ti dico la password del wifi se c'è la password, comunque le modalità di accesso al wifi, ti dico che cosa è il ristorante vicino se vuoi andare a cena, oppure il ristorante dell'albergo, la spa se c'è, insomma, ti dico quelle quattro cose. Se voi pensate che le persone che sono lì al ricevimento dicono queste informazioni e le ripetono ogni volta, tanti quanti sono gli arrivi del giorno, voi capite che si può pensare di automatizzare questo pezzo e magari lasciare che poi la relazione che loro sviluppino sia una relazione di tipo autentica, che sia più verace, no? Chiamiamola così, che trasmetta veramente un interesse al cliente. Quindi queste sono tutte le cose chiaramente che noi facciamo per gli alberghi che tendono a liberare la loro creatività, cioè è inutile che un albergo si metta lì a studiare la polizza di assicurazione. Allora, io ho visto nella mia vita delle polizze di assicurazione che da mettersi le mani nei capelli, perché il gap informativo tra noi, perché anch'io ho le polizze di assicurazione, e per me è un incubo ogni volta che mi devo studiare una polizza. Quindi è chiaro che il gap informativo che c'è tra l'albergatore e il suo, scusate, assicuratore è enorme, no? Quindi uno che fa? In genere si affida all'assicuratore. L'assicuratore chi è? 99%? Il cognato. Il fratello, il cugino, no? La moglie del cugino, donne meno, sono più maschi gli assicuratori, forse più maschile come attività. E chiaramente uno si fida, no? Quindi dice: ok, firmo questa assicurazione, la RCA ce la devo avere per forza, quindi la firmo, poi chissà che sarà. Quando poi succede il dramma, vai a scoprire che non eri assicurato, quella cosa, tutto tranne quello che ti è successo.
poi che ne so, che le franchigie no, sono irraggiungibili, quindi tanto tipo succede un punto tra zero e la franchigia, insomma scopri tutta una serie di cose. Ma perché l'albergatore si deve mettere a pensare a questo? No? Per esempio nel nostro caso lo facciamo noi. Lo facciamo noi con un beneficio enorme, sono tutti contenti, hanno delle coperture eccezionali, lui non si è dovuto sbattere per studiarsi l'assicurazione, la facciamo tutti insieme e riusciamo a coprire l'alluvione anche per i liguri, poretti, che ne soffrono come se fosse l'influenza di stagione. Andiamo avanti. Quindi, questo, Giovanna, è il processo standard che sostituisce tutta una serie di fasi. Prima sì, te lo faccio dire a te. Esatto. Ripeto che c'è la musica, almeno io non l'ho sentito. Dai, dillo. No, ti dicevo, questo era, sì, sentivamo la musica di Hotel California, sempre apprezzata, ma questo era il processo standard che sostituisce, che accompagna il viaggiatore durante alcune fasi, mentre stanno, noi siamo un po' parte in causa di questo, l'abbiamo sviluppato assieme con voi, che accompagna il viaggiatore durante alcune fasi. E come mai, raccontacelo un po', come mai abbiamo deciso di fare questa cosa? Ma allora, questo è il pezzo chiaramente della customer journey, no? Come si chiama oggi, questo seguire, se volete, il cliente nelle fasi della prenotazione, anzi, ma anche da prima, della decisione del viaggio, dove andare, prenotare, arrivare, vivere il momento in hotel e poi andare via e quindi seguirlo. Perché è importante? Perché ormai questo cliente ha momenti diversi in cui decide. Non so se vi è capitato adesso, appena finite le vacanze di Natale, per esempio, sul mio Facebook sono cominciate ad arrivare tutta una serie di advertising su luoghi dove passare chiaramente le prossime vacanze, no? Perché, come si dice, non c'è momento migliore di pensare alle vacanze quando finiscono quelle che tu avrai appena fatto. E è evidente che quindi tutti sono alla ricerca di questo cliente che decida prima possibile e possibilmente sui nostri alberghi e non quelli di altrui. E quindi deve essere seguito questo, è un processo che non solo deve essere seguito, deve essere sviluppato, deve essere in qualche modo agevolato e sollecitato, no? E quindi la customer journey è questo processo. Questo processo l'abbiamo fatto con Travel Appeal. È chiaro che quando tu hai più strumenti, perché il cliente ha più strumenti, e tu come catena in questo caso, ma anche come albergo singolo, vale lo stesso, voi avrete il vostro sito, ma state anche su Booking possibilmente, avete altre OTA, poi avrete anche, non so, l'app quando appena arrivano in albergo, per esempio, e si collegano al wifi, in genere atterrano su un sito che è una specie di sottosito dell'albergo, dove però si parla del cliente che è già in casa, e quindi anche lì i temi da trattare e comunicare sono diversi, no? Da un sito invece che io approccio se devo prenotare. Se sono in casa avrò delle necessità diverse che se devo prenotare quell'albergo. Quindi è chiaro che tutti i nostri tool oggi parlano insieme e fanno in modo che l'esperienza per il cliente sia personalizzata. Quindi gli stimoli a cercare dei motivi per prenotare, gli stimoli a cercare dei motivi per restare nella località, per esempio, quindi può essere anche un bellissimo modo per promuovere la propria località, e di conseguenza questo è un po' il ragionamento. Questo chiaramente sottinteso il fatto che tutte queste informazioni e queste, sì, queste notizie in genere venivano date una volta, un po' di anni fa, venivano date all'arrivo spessissimo, no? Tu prima sapevi abbastanza niente perché
se guardavi il telegiornale sapevi il meteo, fine. Oggi invece prima ti dico che tempo farà, ti dico come arrivare, ti faccio vedere le mappe. Quindi tutto quello che è le informazioni che tu chiaramente oggi hai e fruisci da un cellulare, io posso essere in grado di fornirtele in vari modi, via mail oppure via chatbot, che sarebbe altro che una informatizzazione, un'automatizzazione di un bot, quindi di un robot, chiamiamolo così, che risponde oggi al più dell'80% delle richieste dei clienti in modo automatizzato. Perché? Perché ha imparato. In questi due, quanti anni sono, Mirko? 2 o 3 anni che ce l'abbiamo, non mi ricordo più. Più di 2 anni, sì. Più di 2 anni, ha 2 anni e 3. imparato attraverso le domande dei clienti, le risposte che via via si sono accumulate, no? nel suo database, ha imparato a dare sempre di più risposte senza l'ausilio del personale. Chiaro che ci saranno sempre delle domande. Devo dire che lo scenario alberghiero è uno scenario semplice perché c'è anche una ricerca di Focusrite che parla di questo. Le domande sono sempre le stesse. Cioè, Sì. orari di check-in, check-out, i servizi dell'hotel, la colazione in camera, la spa, il costo. Quindi è abbastanza definibile l'ambito delle attività molto verticale. Quindi anche la parte di machine learning, di intelligenza artificiale, fa molto meno fatica rispetto ai servizi generici. Questo è un punto di forza, un punto di debolezza, che però a noi adesso torna assolutamente a nostro favore perché il chatbot riesce a gestire da solo più del 90% delle richieste. Pensate a Ah, no. quanto è l'alleggerimento per la reception che dovrebbe ripetere sempre le stesse cose. Tra l'altro, questo vi consente anche una personalizzazione, non solo l'esperienza, perché per esempio noi quello che facciamo è che in base alla prenotazione già arrivata ci rivolgiamo al cliente dicendo anche se lui ha bisogno di qualche personalizzazione della camera, per cui se viaggia con bambini magari avrà delle richieste. Piuttosto che se ha, non so, magari ha necessità di una cura dei capelli particolarmente approfondita, gli faremo trovare la piastra anche dei capelli, non solo il phon. Insomma, lui è in grado di prenotarsi, diciamo così, anche tutta una serie di features che noi possiamo aggiungere alla camera in modo veramente personalizzato. Questi prodotti li possiamo anche vendere, perché classicamente il parcheggio, no? Ho bisogno del parcheggio, lo posso vendere oppure lo posso offrire. E poi da lì può essere l'F&B, possono essere anche altre. Tra l'altro mi consente di snellire tutte le procedure del check-in, perché chiaramente tutta una serie di informazioni io le acquisisco prima. Sappiamo che in Italia abbiamo delle normative per cui non possiamo esimerci dal raccogliere, come dire, il documento, eccetera, però sicuramente un pezzo si può snellire. E poi possiamo utilizzare questa relazione anche per promuovere occasioni di soggiorno successive, quindi è una cosa che sicuramente passa attraverso sicuramente il discorso del chatbot, l'email e anche il sito, quello che chiamiamo il mini sito oppure il sottosito dell'albergo per l'accesso, che normalmente è un sito di atterraggio per l'accesso al wifi. Quindi questo è importante. Alcuni numeri del 2019 per darvi l'idea. Perché non tanti, vero Mirko, in Italia hanno, all'estero e altri tipi di business hanno magari un uso del chatbot più intensivo, in Italia siamo in pochi, però comunque cominciamo ad avere dei numeri interessanti. Nel 2019 abbiamo inviato più di 120.000 SMS, perché l'ingaggio del cliente avviene via SMS e poi si raccoglie con il numero e da lì poi si parte. Più di Guarda, 840. avviene la confirmation page, avviene la confirmation email tramite SMS e quindi insomma, cerchiamo di portarlo nel chatbot attraverso vari touch point. Gli SMS è sicuramente quello più efficace perché gli arriva sul cellulare indipendentemente dal roaming e c'è anche un click-through molto molto alto. Tanto il 3,5 il click through attraverso l'SMS, l'engagement. Scusate, attraverso l'email è il 19,2%, che anche questo riteniamo essere molto, molto alto come numero, molto interessante. Questo è quello che avevamo visto prima, non vi voglio tediare. Questo è già, il nostro si chiama Best Friends. Abbiamo fatto una scelta di chiamarlo quindi non con il nome Jessica o Federico, ma si capisce insomma che non c'è una persona dietro, ma c'è un bot.
può fare tutta una serie di cose molto interessanti. Abbiamo detto può personalizzare il si può personalizzare il soggiorno, dice come arrivare, tutte le informazioni, colazione, ristorante, eccetera, la città, le news e poi la prenotazione, chiaramente, per tutte le informazioni che sono utili sulla prenotazione. E poi c'è, vabbè, no, quel generale di Best West, chiaramente, che per noi sono importanti. Che cosa comprano attraverso o il chatbot oppure l'email? Hanno comprato più di 7.800 prodotti o servizi aggiuntivi, non tutti sono a pagamento, il 54% sono a pagamento e il 46% sono gratuiti, il 7% è stato acquistato attraverso il chatbot, nell'anno precedente era il 5%, quindi evidentemente stiamo salendo, o il 4%, forse il 4%. I prodotti più popolari sono i prodotti colazione, perché molto spesso le tariffe sono anche senza colazione, il parking, vedete? Poi anche prodotti di cortesia e di comfort, oppure prodotti, quelli che noi chiamiamo per i cluster, cioè le famiglie con i bambini, le donne, il viaggiatore di business, piuttosto che quelli che sono amanti dello sport, l'early check-in oppure il late check-out, insomma tutta una serie di elementi che possono essere acquistabili e standardizzabili. Questo è interessante, perché lo vorrei rimarcare, il chatbot li ha venduti da solo, cioè il chatbot è riuscito a vendere dei prodotti aggiuntivi, ripeto, a vendere dei prodotti aggiuntivi senza nessun intervento umano. Esatto. E la cosa qui particolare, questa per gli ultimi minuti per finire, è che qual è? L'elemento, cioè diciamo così, il momento topico in cui siamo è quello per cui la tecnologia non solo ci aiuta a standardizzare, liberando la creatività, parabacca, abbiamo detto il discorso che abbiamo fatto prima, ma è percepita anche come essa stessa un valore aggiunto. E questo è un momento, ragazzi, perché non è un momento che sarà per sempre, cioè tra un po' la tecnologia sarà talmente tanto scontata che il fatto che tu la usi, voglio dire, è così, cioè è dato, no? In questo momento, invece, chi usa questi strumenti viene, se volete, premiato. Guardate questo che cos'è. Questo è il Net Promoter Score, quindi sono i clienti che danno 9 e 10 come voti tra i due cluster, quelli che hanno usato il chatbot, che sono quelli rossi, e quelli che non l'hanno usato. Quindi a dire, chi ha usato lo strumento tecnologico ne è contento e dà un rating migliore alla struttura proprio per questo utilizzo. Quindi oggi la tecnologia non è solo necessaria per standardizzare i processi, ma diventa anche abilitante e favorente, no? In qualche modo, proprio la soddisfazione. C'è una domanda che ti giro, a cui tu hai già risposto. Andrea Proietti ci dice: cosa pensate degli strumenti in room tipo smart TV, smartphone, domotica varia? Beh, è la risposta a questa che tu hai detto. Fanno parte dell'offerta e dell'esperienza che tu vuoi offrire ai tuoi ospiti, giusto? Ho capito bene? Esattamente, certo. E chiaramente la possibilità di avere, per esempio, di condividere i miei contenuti del mio cellulare su uno schermo più grande, quindi su una televisione, per me, per esempio, è fondamentale, no? Ma io, adesso io parlo proprio come cliente, più che come Certo. no. In generale, per esempio, io utilizzo tantissimo il telefonino. Lo utilizzo molto più sicuramente del PC, che non mi porto più in giro quando viaggio per lavoro, al massimo mi porto un iPad, ma ho proprio la voglia di vedere i contenuti organizzati come sono sul mio telefonino. Cioè io voglio che vedo Netflix, capito, che sta su quella cartella che io ce l'ho lì, no? C'è scritto Svago e lì c'è Netflix piuttosto che Amazon Prime. Quindi per me è importante quello. È chiaro che un albergo che mi dà questo tipo di possibilità, io lo apprezzo tantissimo, perché è proprio una necessità. Poi ci sono quelli che sono molto lievi, no? Traveler, un po' diverso magari da chi viaggia in modo più occasionale, quindi non voglio neanche fare un caso di me che magari viaggio un po' di più, diciamo così, in media rispetto agli altri. Comunque l'importante è sapere che i clienti apprezzano molto e quindi ci danno voti più belli. Vediamo. Qual è lo scenario futuro? Il scenario futuro sono i voice assistant,
Penso che tutti quanti voi abbiate almeno un Alexa, io ce n'ho tre a casa. Siamo quattro, un caso. Bella piccolina. La mia casa è piccola. Questa è la spedizione di smart speakers per paese dal 2018 verso il 19 in milioni. Vedete come, e questo è diviso per quarter, in trimestri, quindi vedete l'incremento è eccezionale, devo dire specialmente ma anche sulla parte Europa proprio, quindi anche viaggiatori che sono molto più vicini a noi di quello che pensiamo. Chi è il big player? Amazon, non a caso noi ne abbiamo, io ce ne ho tre, tu ce ne hai quattro, gli altri seguono ma di molto più lontano, quindi ormai Amazon si è preso praticamente il mercato. E lì, ricordate la velocità, chi arriva prima, pensate a Siri, no? Pensate, Apple c'è prima di tutti, certo. Ce l'aveva dentro il telefonino, però ha perso l'occasione dell'altoparlantino, perché poi la differenza tra, adesso lasciamo stare le capacità, Siri, la maggior parte è anche abbastanza impedita, però dal punto di vista tecnologico bastava che mettesse un altoparlantino e l'ha fatto, no? Invece pensava di lasciarlo nel telefonino e questo è stato l'errore. Le funzionalità sono queste che vedete, la maggior parte sono la ricerca di informazioni e quindi questo è importante. Perché? Perché quello che noi abbiamo fatto insieme a Travel Appeal, questo non ve le dico ma poi intanto ve le lasciamo, quindi non è importante. Sì, sono tutte percentuali che si possono di una ricerca di Deloitte. E noi che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo cavalcato l'idea di avere Alexa piuttosto che Google nelle camere d'albergo e riteniamo che questo sia per adesso un grande vantaggio. A me quello che mi interessa è parlare ai clienti e quindi parlare ai voice speaker che sono nelle case delle persone e quindi insieme con Travel Appeal abbiamo sviluppato una skill di Best Western, un assistente vocale che tu da casa oppure sul tuo personal device oppure nelle macchine potrai attivare per chiedere informazioni su tutta una serie di cose, di ricerche, eccetera, fondamentalmente. Perché mi interessa di più parlare, io lo vedo come un media che parla nelle case delle persone, che non farlo trovare nelle camere d'albergo, dove invece chi ha fatto l'esperienza, anche le altre catene, anche Marriott, ma anche Best Western negli Stati Uniti, invece ha visto che molto spesso i clienti poi lo spegnevano nelle camere d'albergo. Quindi non mi interessa quello, mi interessa stare nelle case delle persone e quindi abbiamo fatto con loro questa skill fantastica che andrà. E già, poi tra l'altro io su questo sono un po', penso che sia già online, giusto? Devo andare, non lo so, non l'ho sentita, quindi non lo so. No, insomma, penso che adesso sì, era previsto, quindi non ho comunque sì, sta. Se non sbaglio, adesso vediamo, a fine gennaio, inizio febbraio, sarà facendo notare, scusate, mi stavano facendo notare che siamo quasi alla fine, quindi ok. È finito, io ho finito. Se qualcun altro ci aveva detto, ma tiro. Ah, ok. Vabbè, ok, lascia questa, così finiamo su questa frase che rimane sullo schermo di tutti. Ti giro i complimenti di un sacco di persone che hanno scritto, poi ti giro quello che hanno scritto. Non vedendovi. Da Messenger per una serie di motivi, quindi se uno è curioso poi mi scriva e gli spiego perché. Uno mi scriveva che a tratti saltava l'audio, ci sta, dipende dalla connessione nostra e vostra, comunque vi condivideremo la registrazione per rivedere tutto e questo rispondo anche alla persona che chiedeva le slide, vi condivideremo la registrazione, quindi potete rivedere anche quello che abbiamo condiviso. Allora, prima di chiudere, devo soltanto darvi le due informazioni di servizio, che sono le seguenti. Abbiamo l'altro webinar con Giovanna, grandissimo, un portento, presentazione top, il 22 pomeriggio. Tra poco vi manderemo il link per iscrivervi anche a quella del 22. Però prima del 22 ce ne sono due altri webinar, approfitto per dirveli se siete interessati. Uno è il 14 ed è l'ultima puntata di SS Destination, la serie, questa è la quinta puntata, comunque ogni puntata è un webinar indipendente che stiamo facendo con Damiano De Marchi su i temi per i destination manager, per le persone interessate al marketing di destinazione turistico, ovviamente di destinazione.
E poi il 15 abbiamo invece un webinar un po' particolare con Luca De Giglio sui temi legati alla blockchain, anche questo collegato ad Icon e a quello che è venuto fuori ad Icon nella track dedicata alla blockchain. Molto interessante, era un po' di nicchia la track della blockchain ad Icon, abbiamo avuto complimenti e apprezzamenti altissimi, per questo abbiamo voluto riproporre anche il webinar per chi non l'avesse seguita durante Icon. Allora, io vi saluto, siamo in perfetto orario, grazie mille Giovanna, come al solito una sicurezza, è andata benissimo, e ci sentiamo per organizzare quello del 22, vi aspetto tutti, riscrivetevi tutti a quello del 22. Grazie a tutti, io non vi vedo, mi dispiace di questo veramente, ma vi immaginavo, perché altrimenti avrei così parlato con questo muro grigio che ho qui nell'ufficio. Un bacio e buon anno, grazie ancora. Grazie, a presto. Ciao.